Buongiorno a tutti, oggi ho voglia di verdura. Ho comprato queste bietoline, aspettate che si muove il telefono, ecco qua. Ho comprato queste bietoline, è la terza volta che le sciacquo perché sono piene di terra. Mamma mia, adesso ci metto anche un poco di bicarbonato e vediamo un po', perché è una cosa impossibile, sono piene di terra. Comunque, adesso le sciacquo per bene, poi le metto nell'acqua bollente con il sale, ancora non bolle, e poi quando le farò cuocere 5-6 minuti dalla ripresa del bollore, e poi le scolerò e le faccio soffritte come si fanno le cime di rape, i broccoli e le altre verdure, con aglio, olio e peperoncino. Finalmente l'acqua è pulita, limpida. Era una cosa impossibile dalla terra che ci stava. Allora le ho sciacquate per bene, guardate come sono belle verdi, brillanti. Adesso aspetto che l'acqua bolla e le metterò dentro la pentola. Mi è venuto un dubbio, ma si dice l'acqua bolla o si dice in un altro modo? Allora, indipendentemente da come si dice il verbo, ho immerso la verdura nella pentola e aspetto che riprenda il bollore. 2 minuti, 2-3 minuti, 5, adesso vedo, e poi li scolgo. Scusate il sottofondo che si sentiva, c'era la televisione accesa. Volevo chiedere un consiglio. Adesso, tra l'altro, spengo il fuoco sotto la pentola e scolo la verdura. Che ci faccio con tutto questo, con il liquido, con l'acqua in cui ho bollito la verdura? Mi dispiacerebbe buttarla. Che ci faccio? Che ci posso fare? Datemi un consiglio. Ho messo a soffriggere uno spicchio d'aglio grande tagliato a metà con il peperoncino, vedete? Allora adesso vado a mettere, quando si sarà riscaldato l'aglio e l'olio, andrò a mettere le bietole lessate. Lascio insaporire per bene la verdura, le bietole per qualche minuto e avremo il contorno per un paio di giorni da accompagnare a della carne.